Benvenuti a questo incontro dialogo tra istituzioni spagnole ed italiane. La conversazione di oggi si terrà tra il Museo di Capodimonte a Napoli e al Museo Nacional d'Art de Catalunya, MNAC, a Barcellona. Il MNAC ha sede nel Palazzo Nazionale di Montjuïc e ospita non solo la collezione di arte gotica o gli artisti più rappresentativi del modernismo catalano, come Gaudí o Casas, ma anche la collezione di pittura murale romanica più importante al mondo. L'organizzazione di mostre temporali e attività fa sì che il museo sia un centro di dialogo e dibattito artistico. Oggi con noi abbiamo il suo direttore, Josep Serra, laureato in storia dell'arte all'Università Autonoma di Barcellona e docente dell'Università Pompeu Fabra, dell'Università di Barcellona e dell'Università di Boston. Ha lavorato inoltre al MACBA, è stato direttore del Museo Picasso e dal 2011 dirige il MNAC. Il museo Il Real Bosco di Capodimonte ha sede nella Reggia omonima. Il suo inizio risale al Settecento, con la famosa collezione Farnese fatta portare a Napoli da Carlo III. Ospita un appartamento storico, essendo stato residenza reale per tre dinastie, una galleria di arte contemporanea e la Galleria di Arte Antica che custodisce capolavori di Caravaggio, Raffaello, El Greco e Tiziano. Abbiamo con noi il suo direttore dal 2015, Sylvain Bélinger. Laureato in filosofia e con un master in storia dell'arte alla Sorbona, ha lavorato all'Art Institute di Chicago, al Cleveland Museum of Art e ha inoltre collaborato con la Getty Foundation e il Palazzo Farnese di Roma. Hola Silvan, buonasera, è un placer Buonasera. Buonasera, saludarte otra vez. ¿cómo estáis? Bien, aquí aguantando la situación, supongo que vosotros estáis igual. Un día un Sí. poco especial en Nápoles, pero bueno. Retomando un poco nuestra conversación del otro día, Sí. bueno, yo creo que es un momento, tengo la impresión que la situación del COVID y los problemas que nos está creando los grandes museos, ¿no? La pérdida de ingresos, la pérdida de público, incluso tener algunos meses cerrado, todas estas dificultades, al menos en el caso de España, lo que están generando es un debate muy fuerte sobre aprovechar esta crisis del COVID, aprovecharla para debatir sobre el modelo de financiación de los museos públicos y si los museos necesitan más Estado, más gobierno, más recursos públicos porque son un servicio público y su función es más cultural y más educativa que no económica y un poco la edad de oro del turismo y de los grandes ingresos ya ha acabado, ¿no? Y hay un gran debate con el Prado, con Reina Sofía, el propio MENAC, otros museos, sobre aprovechar la crisis para debatir el modelo. No sé si esto en Italia también está pasando, ¿no? Sì, la situazione è la stessa. Claro. In Italia, in Spagna, in Francia, in America ancora peggio, perché almeno noi abbiamo lo Stato che assicura il minimo o anche molto di più ogni tanto. Invece, come tu hai potuto vedere nella stampa, i musei americani sono costretti a vendere le loro collezioni. Anche se questo discorso è complesso perché la vendita, the accession, come dicono in America, è sempre utilizzato in momenti di crisi per cambiare qualcosa nella collezione. Quindi tutto questo. La situazione a Napoli è particolare perché, come ti ricordi l'ultima volta della nostra conversazione, Capodimonte è un museo, ma anche un enorme bosco, un enorme giardino. E dall'inizio dal Covid, addirittura siamo costretti a chiudere il bosco la domenica e il sabato perché sono troppi visitatori, sono migliaia che vengono all'aperto nel verde come questo bosco è gratuito. Non ci porta soldi, ma almeno ci dà il sentimento che il servizio pubblico del museo continua. Addirittura il nostro bar è ancora aperto e mi diceva il gestionario,
che non ha mai fatto tanti soldi perché vengono tutti lì per il bosco. Rimane la situazione che abbiamo ora 5 mostre a Capodimonte che sono chiuse e tutte, e tutte le sale, è un enorme museo con 124 gallerie e sono tutte chiuse. È una cosa molto complicata. Abbiamo ricevuto del ministero l'altro ieri il bilancio dell'anno prossimo, che è meno della metà di quello dell'anno scorso. Quindi già si vedono i problemi enormi per la manutenzione, la sorveglianza, senza parlare della valorizzazione delle mostre, che ovviamente dovremo spostare d'un altro anno. Quindi tutto ciò che era previsto in 21 o tutto ciò che è importante sarà spostato in 22, con grande criticità. No, realmente es una situación muy compleja. Es interesante esto que cuentas, porque el Museo Nacional de Arte de Cataluña también está en una montaña con un parque alrededor. Hay una diferencia que nosotros no gestionamos el parque, está alrededor del museo, pero no forma parte de nuestra gestión. Pero se ha producido también este fenómeno de la gente de la ciudad buscando la natura, buscando la naturaleza. Se han acercado mucho a la montaña y aunque las cifras son mucho más bajas que cuando era normal, hemos tenido mucha gente los fines de semana viniendo a la montaña. Lo que me sorprende es esto que cuentas del presupuesto. Nosotros estamos haciendo un pacto con las administraciones, con el Estado y la administración local, de manera que se mantengan los presupuestos del año pasado, los mismos, teso, y acepten por primera vez que en el año 21 los museos tengamos un déficit, que el gasto sea superior al ingreso para mantener la programación un poco y también así ayuda a todo el sector cultural, las empresas, los profesionales, los artistas, porque también parar los grandes museos significa perjudicar mucho a todo el sector cultural que al final también se alimenta de los proyectos que hace el museo, ¿no? Yo creo que es un momento crítico. No sé si los fondos de rescate europeos acabarán llegando a la cultura, deberían llegar. Yo creo que es un momento justamente para reivindicar este valor de servicio público, la cultura como la sanidad o como la educación, ¿no? La cultura como un derecho fundamental de los ciudadanos, como una cosa que no se puede renunciar. No sé cómo lo ves. Sì, addirittura quando in novembre è stato deciso il lockdown per l'Italia, i musei sono rimasti aperti per una quindicina di giorni, con il discorso seguente che i musei portano significato nella vita, quando sono ben organizzati. Il pubblico non è così numeroso che crea problemi di contatti ed assemblamenti, e invece lo spettacolo vivante, con concerti, teatro, spettacolo vivante, era chiuso. E credo che all'interno del mondo della cultura stesso un dibattito sull'ingiustizia di questa realtà si è aperto. E il ministro ha deciso di chiudere anche i musei, che non era necessario. Io ho deciso con tanti direttori di musei di non entrare nel dibattito pubblico perché era così complicato già di avere una politica unitaria nel paese, che era un po' inutile di dire sì, noi possiamo rimanere aperti perché siamo più sicuri che la sala di concerto, eccetera, e alla fine abbiamo deciso di avere piuttosto un tipo di solidarietà con tutto il mondo culturale. Ho visto l'altro giorno che il presidente francese ha deciso di, dal 15 dicembre, riaprire i musei in Francia e noi aspettiamo le decisioni attorno il 3. Per sapere se potremo riaprire o no.
È un discorso molto particolare perché una gestione che nessuno può controllare, che nessuno ha la chiave del comportamento giusto, solo di seguire ordini che sembrano anche a tutti noi un po' sperimentali. E come fare altrimenti che avere un governo sperimentale di fronte a una situazione sconosciuta? Sì, E esperto. quindi lo pagheremo per un anno. È stata una cosa, un anno e forse di più. Almeno economicamente lo pagheremo per un anno. Culturalmente, sarà una cosa diversa. Come dicevamo l'altro giorno, le crisi accelerano la storia e è ovvio che la nostra conversazione di oggi indica un modo di lavorare che sarà prolungato, che faremo le riunioni online con tante persone e forse le riunioni con il mondo sindacale saranno più organizzate. Perché almeno non possono parlare tutti insieme, quindi No, anche questo. incluso los correos, ¿no? Sì. Teníamos todo un gran gasto de correos acompañando las obras y hay unas primeras experiencias de algunos colegas nuestros de exposiciones que han funcionado el montaje perfectamente y todos los viajes, ya no solo el gasto económico, sino de contaminación, ¿no? De CO2. Es decir, seguro que va a haber una manera de trabajar que puede quedar después del COVID, otra manera quizás más económica, también más sostenible de organizar las exposiciones. Yo esto estoy seguro. Lo que pasa es que en los países que tú has citado, por ejemplo, Francia especialmente, pero también Alemania, y yo creo que los gobiernos, el soporte económico ha sido mucho más importante. Por ejemplo, nuestros colegas franceses, yo he hablado hoy con el Museo de Orsay, estos días con Georges Pompidou, tienen garantizado el gasto del 21 independientemente de si ingresarán dinero o no. El museo no se le pide que recupere dinero, sino que mantenga la actividad, ¿no? Yo creo que es un planteamiento más valiente y más justo. Y estoy de acuerdo contigo que económicamente Sì, el 21 va a ser el año más difícil, ¿eh? nell'annuncio di bilancio che abbiamo ricevuto noi tutti i musei italiani l'altro ieri, c'era una riflessione molto interessante che ci ha fatto capire che l'Italia aspettava per equilibrare e rilanciare l'attività i fondi europei. Abbiamo questa lettera che ci annuncia che questo bilancio vale fino a giugno. Allora, vedremo perché i tempi d'arrivo dei soldi, di ristribuzione dei soldi, la burocrazia italiana non è famosa per la sua rapidità e organizzazione, ma nessuna burocrazia è famosa per questo e vedremo le conseguenze. Io mi aspetto ad avere un anno 21 totalmente retrograda sul punto di vista della relazione con il pubblico, forse con dei punti di forza sull'organizzazione del lavoro e sulla famosa digitalizzazione delle collezioni, su quale già ora stiamo lavorando, il museo essendo chiuso, si possono fare senza chiudere le stanze, le sale. La fotografia di alta definizione e lo stiamo facendo come dei pazzi. Ogni giorno facciamo centinaia di oggetti. Molto E penso che alla fine del 21 avremo almeno 70-80% delle 47.000 opere d'arte fotografate e messe online. Abbiamo trovato anche un modo perché le crisi danno delle idee. I custodi che non possono fare il loro lavoro perché a bene. distanza non le abbiamo chiesto a quelli che sono i più idonei di fare la trascrizione dei inventari che sono ora fotografate ma anche trascritti online. E
La mia bella sorpresa è stata di capire che un custode che ora ha potuto lavorare su una parte astratta, intellettuale, non quella della sorveglianza, si comporta diversamente. Quindi anche questo ci dà un'indicazione del management del personale che spesso è troppo rigido. Che fare la transizione di un inventario dell'Ottocento o anche del Settecento con difficoltà, dipende dal profilo del custode, ovviamente, può cambiare il modo di considerare la collaborazione interna e il lavoro. Muy Allora, interesante esto. Esto es muy perché. interesante. Yo también te iba a decir que yo creo que la otra cosa positiva es cómo esta crisis ha acelerado la digitalización, ¿no? Era un Sí. tema que queríamos todos, pero era difícil con el día a día. Esta crisis acelera el tema. Nosotros, nuestra colección medieval, que es la más importante, la pintura románica, que es una colección única en el mundo, estamos haciendo exactamente lo mismo que tú has contado y esperamos el año que viene colgar el 100% de la colección románica en alta definición para los usuarios. Y esta es al menos es un trabajo que se quedará resuelto y es muy importante, ya que no podemos hacer otras grandes cosas. Yo estoy de acuerdo contigo porque además es una nueva vía de accesibilidad, ¿no? Ya todo tiene este segundo plano digital inevitablemente. Yo creo que el modelo tiene que ser siempre híbrido, ¿no? Lo presencial y lo digital, pero estoy muy de acuerdo contigo que es una oportunidad para acelerar esta cuestión y también acelerar, en nuestro caso, una mayor relación con el público local que Sí. teníamos, pero podemos buscar colectivos que aún no se acercan al museo y estamos ahora trabajando muy la proximidad con estos colectivos, que yo creo que es una oportunidad también. Hay una parte de la sociedad muy lejana a los museos, que los perciben como una cosa que no tiene relación con ellos, y en cambio creemos que podemos tener también allí pueden ser un buen espacio para estas personas, ¿no? Yo creo que es la otra oportunidad, quizás, ¿no? Sì, hai perfettamente ragione. Il fatto di non avere pubblico perché le persone non possono entrare, siamo chiusi, ci ha costretti a pensare a un legame con il pubblico che sia non solo l'opera e l'apertura, ma sia un'altra cosa. E quindi ogni giorno vedo la piccola squadra dei giovani che si occupano dei social, di Facebook, di Instagram, eccetera. Ogni giorno raccontano una storia divertente che in un certo modo realizza l'idea che avevamo da molto tempo già e una necessità già identificata di avere un discorso anche non scientifico, un discorso divertente, il famoso entertainment americano o inglese. Che il museo deve avere perché la cultura, se non è gioia, è anche sbagliata. E quindi questa necessità è diventata un tipo di espressione di una realtà che già sapevamo necessaria e che si è accelerata. E anche questo è molto positivo. Muy de acuerdo. E una cosa di quale parlavamo l'ultima volta, oggi abbiamo un discorso molto più positivo che l'ultima volta. Ma un'altra cosa che ho pensato anche dopo la nostra conversazione è la realtà europea del patrimonio culturale, che siamo tutti nella stessa situazione. E questo ci indica che la cultura dell'Europa è unitaria. È il momento di accelerare l'unificazione di questa cultura dal punto di vista della sua gestione. Penso per esempio alle regole di tutela, le regole di valorizzazione, il fatto che il rapporto
che i diversi paesi italiani e europei hanno con il mercato dell'arte, che in Inghilterra il mercato è totalmente libero, anche in Germania, che in Spagna un po' come in Italia, ma più direi più responsabile. Noi abbiamo la capacità di distruggere il mercato dell'arte con delle notificazioni. Le opere vanno indicate come essenziali per il paese, ma il paese non le compra, le blocca, punto. E quindi il mercato dell'arte, che non solo vende, ma fa venire tante opere d'arte, si trova a Londra invece di essere, avrebbe dovuto essere a Milano o a Roma come grande capitale culturale. Invece no, tutti i grandi antiquari italiani sono a Londra, tutti. Sì. Quindi la ricerca si fa a Londra, il restauro si fa a Londra, il commercio si fa a Londra, le tasse sono pagate a Londra. È una perdita economica enorme. Sì. Ho visto che la Francia ha cambiato un po' negli ultimi anni la sua politica, con l'obbligo per lo Stato di comprare dopo 3 anni o di lasciare libero l'opera se lo Stato non la compra. Va dichiarato tesoro nazionale, e quindi non è possibile che una parte del mondo che non sia così grande, ma che sia così unitaria dal punto di vista della storia, perché lo sappiamo noi, direi noi a Napoli e voi in Spagna siamo della stessa, la stessa storia. Completa. Quindi sto organizzando con il Prado una mostra sulla Napoli spagnola. E non è normale che le regole per i prestiti, per le assicurazioni, per la vendita, per l'acquisto siano diverse da ogni paese. E questo indebolisce enormemente il patrimonio en general. Sí. Yo estoy muy de acuerdo con esto y creo además, como decíamos el otro día, que aquí siempre más Europa siempre significa mejor. Es decir, porque realmente las regulaciones estatales han quedado obsoletas. Yo soy miembro de la comisión en España que autoriza las exportaciones y es una paradoja, como tú muy bien has explicado, ir prohibiendo exportaciones que nunca vamos a comprar, porque el Estado no puede comprarlas. Es decir, exactamente como tú has explicado. Y yo creo que aquí sí que la idea europea de patrimonio debería imponerse, igual que con los grandes fondos de rescate europeos, una gestión estratégica desde Europa de estos fondos sería mejor que en cada Estado una reflexión de cultura europea en general. Yo estoy muy de acuerdo con esto. Además, son unos públicos que en una situación normal se desplazan mucho entre estos países. Por ejemplo, entre Italia y España es totalmente frecuente. Con lo cual, estaría muy bien mejorar estas normas, asimilarlas a un nivel europeo. Estoy muy de acuerdo. Es bastante complejo. Yo creo que políticamente es muy, muy difícil. Es un momento de debilidad política, tengo la sensación. Pero estoy de acuerdo contigo que sería muy importante. Coincido plenamente con esto que has dicho, ¿eh? E io pensavo una cosa, negli anni 2000 si è creato tra la Francia e l'America un'associazione che si chiamava FREM, che esiste ancora, che è un'associazione tra i musei americani e francesi. E sono colpito di vedere che questa realtà non esiste tra i musei francesi, italiani e spagnoli. Sono delle storie condivise, delle collezioni che dialogano insieme. E potremmo proporre ai nostri ministri di fare queste associazioni che hanno come grande qualità di facilitare la costruzione di mostre europee con prestiti e accordi molto più veloci. Anche ricerca, pubblicazione, comunicazione, tutto vedevo incluso, per esempio... Incluso la documentazione delle collezioni, no? Sì, assolutamente. Che non può essere tan diversa, no? Perché al final, se no la investigazione también se complica, perché cada paese utilizza
incluso, ¿no?, sistemas distintos de documentar el patrimonio, y al final es un patrimonio universal, Sì, no e quindi nacional, se, ¿no? assolutamente, e se fosse europeo già sarebbe un allargamento della nazione. Una cosa che potremmo anche proporre, e lo farò subito quando potremo parlare di nuovo insieme, di fare delle esperienze di organizzazione dei musei. Vedo che in Europa l'Italia è forse il paese che è il più in ritardo sull'identificazione della professione di museale. Per esempio, non abbiamo curatori, abbiamo storici dell'arte che sono funzionari, ma un curatore e un storico dell'arte funzionario non è la stessa cosa. Un curatore ha un rapporto con la galleria, con il pubblico, con l'educazione. Lo storico fa una pubblicazione, una rivista scientifica e basta. È molto diverso. Non abbiamo registrare, non abbiamo servizi di direzione della digitalizzazione. È tutto ancora come 100 anni fa, quando i musei non avevano la presenza pubblica e culturale che hanno oggi. Esto es fundamental. Yo, digamos que una gran parte del tiempo en el museo lo invierto en convencer a los curators que somos un centro abierto al público y que en el centro está el visitante. No podemos trabajar de espaldas al visitante porque Esatto. tenemos un gran centro de estudios con publicaciones académicas, pero en el museo viene 1 millón de personas. Y la publicación académica la leen 3.000 personas. Massimo. Máximo. Con mucho esfuerzo. Y siempre tenemos esta, vamos a llamarle, entre comillas, discusión, que entiendan que tenemos que ser rigurosos, pero nos dirigimos a un público muy diverso, muy variado y que también quiere participar, no solo quiere escuchar. Y por lo tanto, ya no podemos trasladar un artículo al muro de la sala. Es una cosa más compleja, ¿eh? Sì, Mucho sì, más sì, sì. exigente y requiere, como tú has dicho, profesionalización, ¿eh? Sí, Estoy esatto. muy de acuerdo, sí. Está muy bien esto E que has dicho. voi, i musei anglosassoni sono più avanzati di noi in generale su questa realtà. La Francia ha fatto grandi progressi negli anni 80 con la politica di Jacques Lang, ha fatto avanzare molto le cose. Ma noi in Italia, a parte la riforma Franceschini che ha dato autonomia a una serie di musei che sono ora più liberi della burocrazia che nel passato, rimane il problema della professionalizzazione del museo. E abbiamo il rischio di essere grandissimi collezioni, ma non musei, non è la stessa cosa. Esto es muy cierto. Ahora también hay un debate fuerte en España sobre esto, más autonomía de gestión y Sì. en el momento de la contratación, que el museo pueda contratar personas en la sociedad y no en el cuerpo de funcionarios públicos, Sì. sino profesionales de fuera. Sì. Esta es una discusión muy fuerte con la administración, y siempre ponemos un ejemplo divertido que es. Si alguien va al médico y lo tienen que operar y le opera un veterinario, un médico de animales en lugar de un médico de personas, ¿no? Pues nosotros queremos el médico también, ¿no? Porque a veces Federica. cuesta hacer entender esto, cuesta mucho, ¿eh? Estoy muy de acuerdo. Riutilizzerò questa Sì, immagine del yo le he veterinario. dicho algunas veces al consejero. Que si se opera de la vista, no se dejará operar por un veterinario. Entonces, que Sì. el registro del museo tiene que ser un registro del museo, no un funcionario del Departamento de Economía, porque no conoce las obras, no conoce Sì. los métodos internacionales, ¿eh? Esto es una tentación peligrosa, estoy de Sì, acuerdo. sì. Sì. Ovviamente il mondo sindacale resiste contro questo perché è una visione ancora Scusa, sì. del passato, di cosa è la dinamica
della ricchezza economica e della sicurezza del lavoro. Comunque, sono tutti i temi che vedi, di nuovo constatiamo che da Barcellona a Napoli le realtà sono le stesse. Sono Dobbiamo le pensare a stesse. un progetto conjunto. E facciamo un progetto di mostra o di Sì, pubblicazione. con estos temas o quizás con las colecciones que son más interesantes, ¿eh? Pensiamoci, pensiamoci. Io mi metterò sul tuo sito per guardare un po' e poi ti fare una Sí, proposta. yo voy a hacer lo mismo, ¿eh? Pero ha sido un placer hablar contigo, ¿eh? Sì, lo sai, abbiamo una collezione che forse ti potrebbe interessarti, perché Mucho, non, mucho, sì. tra le collezioni strane Sì. abbiamo una collezione d'arte oceanico, Sì. che è un dono di Hamilton, che l'ha ricevuto dal Captain Cook al re di Sì. Napoli. Sì. E queste collezioni non sono presentate, non sono esposte perché non fanno parte del discorso ufficiale della grande pinacoteca del Ah. meridionale. ¿Y no está Quindi, expuesta? ¿No está expuesta? ¿No está exhibida? no, ogni tanto sì per curiosità, ma Ah. non lo è. Ah. Quindi pensavo farla viaggiare anche per fare Ah. capire che a Muy bien. Napoli nel Settecento si collezionava l'arte dell'Oceania, Sì. che sono delle cose che distruggono la semplificazione dell'unità culturale, del racconto, e che si fa, Totalmente. cap che fa capire che una cultura è una cosa molto più complessa, Sì. diversa, che si può credere. Además, Nápoles tiene una relación muy estrecha con Cataluña, ¿eh? Sí, ma. Porque en nuestra colección gótica Sí. es un momento en que la corona catalana llega hasta Nápoles. La La colección corona gótica aragonese. del museo, lo verás, hay un momento en que tenemos, y hay algunas piezas muy relacionadas con Nápoles góticas, retablos sobre todo, en el momento de la expansión esta catalana en el Mediterráneo. Y hay unas conexiones fuertes aquí también, que quizás un día también podemos explorar. Pero estaré encantado de mirar la colección que me cuentas, esta oceánica. Además, esto de Capitán Cook suena muy divertido, suena muy interesante. Está Fa muy bien. capire anche la presenza dell'Inghilterra come elemento culturale. E Sì. Napoli, da questo punto di vista, è interessante perché Napoli Sì. è sempre stato un'espressione europea alla limite dell'Oriente. Sì. Quindi, e tutti gli europei, i tedeschi, i francesi, gli inglesi, gli spagnoli, gli svedesi, sono tutti venuti lì. Quindi, e queste crisi ci fanno capire anche che l'Europa è una storia che non è nata con il trattato di Schengen, è una cosa che è molto più antica dell'euro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y más interesante. E Oye, ha quindi sido un pensiamo placer, a un cambio di Sì, oggetti, non solo di parole. sì. Y a ver si cuando sea más fácil viajar, yo volveré a venir porque tengo muchas ganas de volver a ver el museo. Con grande gioia, io farò No la he stessa cosa. visto la reforma, no la he visto. Non ha... Desde la última reforma vuestra no he visitado el museo. Ah, ok, vedrai, ci sono tanti, tanti cambiamenti, ma Sì. anche di sensibilità, di atmosfera, di Sì. logica, è Sì. tutto diverso. Muy È bien. tutto diverso. Muy bien. Pues un placer, Un piacere e buona ¿eh? Una, serata e un grazie abrazo di questa fuerte y buena sera. a te. Ciao ciao caro. Ciao ciao. Ciao.